Ben ritrovati da Money.it, oggi siamo con Simone De Marchi, amministratore delegato di Axpo Italia. Dottor De Marchi, io partirei subito dal principio, intanto chi è Axpo e perché nasce Palsì? Axpo è attualmente il quarto operatore sul mercato libero dell'energia elettrica. Palsì nasce dalla nostra esigenza di affrontare il mercato domestico con un approccio completamente digitale, completamente innovativo. Quali sono gli obiettivi per cui è nata Palsì e appunto gli obiettivi del 2020 che si è prefissata Axpo per Palsì stessa? Allora, gli obiettivi di Palsì appunto sono quelli di permettere ad Axpo di entrare in grande stile nel mercato domestico. Era necessario un approccio totalmente innovativo. Palsì sarà un brand 100% digital e per rispondere alla sua domanda su quali sono gli obiettivi per il 2020, Axpo per il 2020 prevede di confermare i risultati molto buoni quest'anno in termini di posizionamento sul mercato libero e di continuare a incrementare i punti forniti. Al momento come Axpo siamo quasi a 500.000 di punti serviti. Entro la fine del 2020 vorremmo almeno aumentare di un 20%. Palsì fa parte della strategia per aumentare il nostro quota di mercato sulla quota di mercato libero. Riguardo gli investimenti, si è parlato tanto appunto durante durante l'evento di presentazione di Palsì degli investimenti che state facendo nell'ultimo periodo, si parla anche di 15 milioni di euro di investimenti. Proprio in che percentuali state investendo, soprattutto in quali settori state investendo e in che percentuale state investendo? Il nostro investimento al momento riguarda essenzialmente tutto il mondo retail, tutto il mondo dei grandi clienti, tutto il mondo domestico. I 15 milioni di cui si parlava prima sono legati al cambio di sistemi informatici, proprio tutta la piattaforma informatica verrà sostituita con prodotti all'avanguardia che ci possano permettere di raggiungere il nostro target, che è quello in 3 anni di raggiungere 1 milione di punti di consegna. Quindi al momento noi stiamo investendo praticamente tutto in digitalizzazione, stiamo investendo sempre, continueremo a farlo in personale, quindi i giovani di cui si è parlato e anche in banalmente logistica. I nuovi uffici di Milano che saranno inaugurati da qua a qualche mese, già con l'inizio del 2020, prevederanno almeno 25-30 persone fisse nella sede di Milano. Riguardo invece il fatturato di Axpo, avete chiuso l'anno il 30 settembre 2019, come è andata anche il rapporto al precedente bilancio? Allora, purtroppo i numeri ovviamente non li posso ufficializzare perché avremo il board verso fine dicembre. Posso solamente dire che sia per Axpo Italia sia per il gruppo Axpo i risultati sono estremamente positivi e questo ci rende molto orgogliosi, considerando la difficoltà intrinseca di questo momento di mercato, e quindi sicuramente il risultato di Axpo Italia è il migliore della storia. Ultima battuta sulla sostenibilità, che comunque è alla base anche di Palsì. Abbiamo visto della ricerca di Contract Lab che comunque gli utenti puntano, soprattutto scelgono un operatore in base ad affidabilità, convenienza e trasparenza. Ancora la sostenibilità però è un fattore che incide poco sulla scelta da parte dei utenti. Perché e quanto margine c'è per lavorarci? Ma sicuramente ci sarà grosso margine, anche perché è uno dei temi futuri. È come parlare che oggi le auto elettriche quanto incidono sul parco automobilistico italiano e quanto saranno le auto elettriche probabilmente nei prossimi 10 anni. Sicuramente l'energia diventerà, l'offerta di energia deve diventare sostenibile, sempre più sostenibile, anche se oggi forse non è ancora così apprezzata. È inevitabile che nei prossimi anni questo diventerà una cifra imprescindibile per tutti gli operatori che vogliano entrare nel mercato dell'energia.